Ciao caro amico viaggiatore, benvenuto o ben ritrovato. In questo video ti spiegherò nel dettaglio come funziona la piattaforma di Workaway, che ti sarà utilissima se stai cercando di viaggiare in maniera low cost, stai cercando un'esperienza di volontariato all'estero oppure stai cercando semplicemente di aiutare il prossimo. L'idea di base di Workaway è di mettere a disposizione il proprio tempo al servizio dell'host, ovvero di colui che ti ospita, in cambio di vitto e alloggio e talvolta anche di un piccolo compenso economico. Sono stato host e sono stato ospitato con Workaway, quindi so davvero bene come funziona e per questo ho deciso di registrare questo video. Voglio infatti condividere con te tutte le mie conoscenze in materia. Apprendere come funziona Workaway ti darà anche la possibilità di avere un'esperienza unica con un budget davvero limitato. Se non mi conoscessi, sono Matteo, viaggiatore professionista e fondatore di Diventa un Viaggiatore. Ed in questo canale diamo tanti consigli di viaggio, ad esempio sulla sua organizzazione, sul risparmio, sul mindset che devi avere. Tutti consigli quindi che ti potrebbero essere davvero molto utili per il tuo prossimo viaggio. Quindi se vuoi diventare un viaggiatore anche tu, guarda per intero questo video ed iscriviti qui in basso al canale. Mi raccomando poi, attiva le notifiche per essere sempre informato sull'uscita di un nuovo video. Partiamo come sempre dalle basi. Workaway è un programma internazionale di scambio che consente quindi ai viaggiatori di aiutare l'host che li ospita in cambio di vitto e alloggio. Workaway differisce da altri programmi di volontariato in quanto è possibile cercare singoli host sulla piattaforma invece che progetti magari di entità mastodontiche. Devi sapere che ci sono oltre 40.000 host in tutto il mondo. Una volta scelto il progetto di volontariato al quale vuoi aderire, devi accettare di lavorare almeno 4-5 ore al giorno per tutta la durata del tuo soggiorno. Ovviamente per alcuni lavori sarà un po' di più, per altri lavori sarà un po' di meno. Ed in tutto questo il tuo host quindi ti fornirà vitto, alloggio gratuitamente e talvolta, come abbiamo detto prima, anche una piccola somma di denaro. La durata del volontariato varia da pochi giorni a qualche mese, a seconda ovviamente della natura del lavoro e degli accordi che hai con l'host. Tramite Workaway sono tantissime le tipologie di lavoro che puoi scegliere. Ci sono ad esempio progetti che richiedono una babysitter, altri progetti che richiedono un falegname, altri progetti che richiedono un esperto di marketing e veramente tanti altri. Con ogni host, anche in base al lavoro, come abbiamo detto prima, puoi decidere per quanto tempo vuoi restare, ma ovviamente puoi anche sempre andartene se non ti trovi troppo a tuo agio, infatti diciamo che non hai firmato nessun tipo di contratto. Allo stesso modo però, al rovescio, se ti stai divertendo un mondo potresti voler rimanere più a lungo e per farlo devi solo sentire il tuo host. Perdona l'interruzione, ma desidero comunicarti che la community di Diventa un Viaggiatore è qui per aiutarti ad aggiungere all'interno del tuo schema di vita la parola viaggiare. Infatti viaggiare, che sia il tuo obiettivo di vita principale o che sia un tuo obiettivo di vita secondario, è una delle cose più belle e stimolanti che possiamo fare nella nostra vita. Ed il primo passo verso la realizzazione di questo grande obiettivo è quello di iscriversi alla lezione 100% gratuita che ti insegna i 7 trucchi che ti consentiranno di viaggiare a costo zero. Iscriviti adesso, mi raccomando, trovi il link qui in basso nella descrizione. L'aspetto più importante della piattaforma, quindi, è rappresentata dal risparmio di denaro da parte di entrambi i soggetti coinvolti. Infatti il volontario avrà vitto e alloggio gratuiti, mentre l'host avrà della manodopera a costo zero. Inoltre Workaway ti invita anche a sperimentare la vita quotidiana dei diversi paesi e delle diverse culture. Stando con un ospite, infatti, mangerai e persino vivrai in un modo che ti permetterà di assorbire completamente tutti quegli aspetti culturali che non conoscevi, ed è quindi un ottimo modo anche per imparare una nuova lingua oppure per acquisire una nuova abilità. L'accordo comune su Workaway è uno scambio tra il lavoro del volontario e l'ospitalità dell'host. La maggior parte degli host si aspetta che tu lavori circa 4-5 ore al giorno per 4-5 giorni alla settimana, ma da alcuni anni a questa parte alcuni host, magari per lavori particolari, offrono addirittura una retribuzione aggiuntiva che puoi verificare nella loro biografia sul sito di Workaway.
questo dipende molto dai padroni di casa. In linea di massima è tutto già scritto nella biografia dell'host. Ed anche comunque se non lo fosse, puoi contattarli direttamente e chiedergli più informazioni. Di solito le opzioni sono che l'host prepara i pasti e tu mangi con loro, oppure l'host ti prepara i pasti ma non mangia con te, l'host ti fornisce tutti gli ingredienti per preparare il tuo cibo, oppure diciamo una combinazione di queste tre cose. In questo momento, come abbiamo detto prima, ci sono più di 40.000 host ed ogni progetto ha delle caratteristiche che lo rendono quasi unico. Esistono opportunità di lavoro agricolo negli Stati Uniti, oppure la ristrutturazione di una casa nel sud della Spagna, oppure l'insegnamento di una lingua in Burkina Faso, oppure apicoltura in Polonia. In tutto il mondo ci sono tantissime opportunità. Per iniziare, vai sul sito web di Workaway ed inizia a ricercare i progetti che ti interessano. Workaway offre molte informazioni su ciascun host, così quindi hai la possibilità di selezionare con cura il tuo prossimo volontariato. I volontari poi sono incoraggiati, come in altre piattaforme, ad esempio Couchsurfing, a lasciare recensioni dei loro ospiti e viceversa. Questo infatti aiuta a imparare dagli altri cosa aspettarsi. Inoltre ogni host ha una biografia che spiega la posizione di dove si trovano, la valutazione dei visitatori precedenti, la disponibilità nell'ospitare, la descrizione quindi della persona o della coppia, della famiglia, insomma, e il tipo di lavoro che stanno ricercando, e che tipo di esperienze culturali puoi aspettarti da loro, quale lingua parla l'host o quale lingue può imparare, quale lingua dovresti conoscere per lavorare come lavoratore, le informazioni sulla camera in cui alloggerai, di quanti workawayers hanno bisogno e quante ore si aspettano che il volontario lavori ogni giorno. Anche con tutte le informazioni che puoi trovare su un host, comprese le recensioni degli utenti, è ragionevole comunque preoccuparsi della sicurezza. Per questo voglio darti alcuni consigli. Se desideri viaggiare con un amico o con un'amica, trova un host che sta cercando almeno due workawayers e fai domanda di volontariato assieme. Se preferisci essere in una città più grande anziché in una posizione remota, puoi restringere la ricerca in una zona nella quale ti sentirai più a tuo agio. Puoi fare anche delle ricerche su Google sulla zona del tuo potenziale host e verificare quindi esattamente se è ciò che cerchi. Molti host sono ugualmente preoccupati di trovare di fronte il giusto volontario per stare con loro, quindi assicurati di parlare sinceramente con l'host in modo da conoscervi già nelle fasi iniziali e dissipare quindi qualsiasi preoccupazione che entrambi potreste avere. Una volta che sei pronto a candidarti per il tuo volontariato, devi semplicemente creare un account che costa tra i 30 e i 40 euro all'anno, oppure se desideri viaggiare in coppia puoi creare un account congiunto che costa circa 50 euro all'anno. Quindi compila al meglio poi il tuo profilo ed il gioco sarà fatto. Devi sapere però che non è tutto incluso ovviamente, infatti alcune spese le dovrai sostenere da solo, come ad esempio il biglietto aereo oppure il trasporto secondario dall'aeroporto. Assicurati quindi di avere un budget adeguato per tutta la durata del progetto. Non dimenticarti dei dettagli. Assicurati di avere tutte le informazioni di cui hai bisogno prima di partire per la tua avventura. Ed ecco ti servite alcune domande da porre assolutamente al tuo host. Punto primo, il loro indirizzo esatto. Poi che tipo di trasporti raccomandano per arrivare da loro? Quante ore e quanti giorni lavorerai in una settimana? Quali sono le disposizioni per dormire? Se ci saranno altri workawayer allo stesso tempo? Se possono soddisfare richieste speciali, ad esempio se sei vegetariano o se soffri di allergie. Controlla sempre comunque la FAQ di Workaway se stai cercando maggiori informazioni e registrati quindi se sei pronto per partire. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Ora sai tutte le informazioni basilari che devi sapere su Workaway. Se hai qualche domanda particolare da farci, comunque scrivici un commento qui in basso e ti risponderò il prima possibile. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti subito al canale, così non ti perderai tutti i prossimi video che pubblicheremo su come diventare un vero viaggiatore. Infatti viaggiare, che sia il tuo obiettivo di vita principale o che sia un tuo obiettivo di vita secondario, è un
una delle cose più belle e stimolanti che possiamo fare nella nostra vita. Ed il primo passo verso la realizzazione di questo grande obiettivo è quello di iscriversi alla lezione 100% gratuita che ti insegna i 7 trucchi che ti consentiranno di viaggiare a costo zero. Iscriviti adesso, mi raccomando, trovi il link qui in basso nella descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! We'll be right back.